Scenari economici e politici. Partiamo sempre da qui quando dobbiamo introdurre la nuova puntata di Il Fatto di Marcotti, ogni settimana con Giancarlo Marcotti che vado subito a salutare, facciamo un po' il punto delle notizie principali. Eccolo qui, Giancarlo, buongiorno. Grazie Emanuela, una buona giornata a te e anche a tutti gli ascoltatori. Intanto, guarda, proprio perché dobbiamo parlare un po' di futuro e partiremo con il tema delle riaperture graduali, del piano del governo, eccetera, eccetera, per reagire a questo periodo veramente lungo di Covid, ti dico che è migliorato l'indice ZEV tedesco a maggio, ha riportato una sorta di inversione di tendenza del sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future, quindi sulla visione che in qualche modo le imprese, insomma, da lì dobbiamo ripartire anno rispetto al futuro, perché poi parleremo anche di Europa nel dettaglio in questa puntata. È salito 84,4 punti dai 77 di aprile e quindi insomma migliorano un po' anche le aspettative rispetto a questo post-Covid. Chiedo a te se la vedi allo stesso modo. Insomma, qui siamo in Germania chiaramente, però sappiamo che la Germania è la locomotiva europea, quindi di conseguenza, no, a cascata un po' si potrebbe respirare la stessa cosa anche negli altri paesi europei e anche in Italia. Chiaramente bisogna aspettare le prossime mosse del governo. Allora, a te facciamo un recap generale di questo. Cosa ti attendi? Allora, purtroppo, allora, quello che hai detto è verissimo, ma purtroppo a beneficiarne maggiormente della ripresa penso che sia proprio la Germania. Cioè, a noi temo che restino le briciole, cioè abbiamo sempre detto la Germania locomotiva, noi vagoni attaccati a questa locomotiva, ma insomma, se la locomotiva va veloce, anche noi andiamo veloci. Il fatto qual è? È che questo Covid non ha colpito l'economia in senso generale, certo, ha colpito anche in senso generale tutti gli aspetti economici, ma ha colpito in particolare purtroppo le piccole e piccolissime attività. E noi Certo. sappiamo che il nostro paese appunto si fonda su queste piccole e piccolissime imprese, perché noi diciamo sempre la piccola impresa, ma dovremmo utilizzare per l'Italia il termine di microimpresa, perché più o meno l'80% delle aziende italiane sono piccole o piccolissime. Quindi, mentre in Germania è l'esatto contrario. E allora abbiamo visto che obiettivamente il Covid ha pesato di più sulle piccole aziende che non e sulle piccole attività che non sui grandi gruppi, purtroppo per noi. E quindi questo è un aspetto, secondo me, da tenere presente. Tra l'altro, per questi motivi, vediamo sia gli Stati Uniti che la Germania, le borse americane e tedesche sui massimi storici, proprio perché hanno subito meno questo impatto negativo del Covid, che ha ovviamente impattato tutto il mondo, ma dove c'erano questi grandi colossi ha impattato di meno, diciamo. Anzi, in alcuni casi si fa sempre l'esempio classico, ma insomma, tanto per capirci, di Amazon, il Covid può essere risultato solo addirittura un guadagno, nel senso Sì, che dipende da, esatto, dai comparti, assolutamente sì, anche se ti aggiungo queste attese che ci ha fornito l'Istat proprio nella giornata di oggi. Si attendeva proprio come dire, una prima considerazione da parte dell'Istituto di Statistica per le condizioni economiche italiane. Allora, ti leggo proprio il virgolettato. Le aspettative per i prossimi mesi suggeriscono un generalizzato miglioramento della situazione dell'economia italiana. Perché l'indice composito del clima di fiducia delle imprese, e parliamo proprio di imprese anche con te, ha evidenziato un deciso progresso, proseguendo il percorso positivo iniziato a dicembre 2020. Anche se poi, ecco, e poi un'altra cosa interessante che leggo, la fiducia delle imprese è salita in tutti i settori, in modo più marcato nel commercio e nell'industria manifatturiera. Però, e qui anch'io non voglio guastare la festa perché ci mancherebbe. È chiaro che dobbiamo considerare anche due aspetti, Giancarlo. Intanto che adesso chiaramente si stanno riattivando tutte le attività, quindi,
A livello di sentiment, perché di quello stiamo parlando, c'è un po' più di ottimismo rispetto al futuro, rispetto a quando non si sapeva nemmeno se si potesse riaprire e quando. Però bisognerà vedere se questo si tradurrà in pratica. Secondo aspetto, dipenderà molto, visto che in queste ore il governo metterà a punto, insomma, cercherà di sciogliere i nodi ancora sul tavolo per il decreto legge sostegni. Quanti aiuti arriveranno alle imprese stesse? Perché è quello purtroppo, cioè non basta il sentiment positivo, no? Cioè tutti siamo più felici di ripartire, ma se poi non ci arriva qualcosa è molto difficile, ecco. Perfettamente, proprio così, nel senso che ovviamente noi tutti stiamo guardando al futuro con maggiore ottimismo, no? Adesso tutti più o meno parlano di riaperture che fino a qualche tempo fa sarebbero state, non dico impensabili, ma comunque insomma soltanto pochi ottimisti avrebbero potuto pensare che potevamo già parlare di riaperture di questo genere. Quindi è chiaro che su questo aspetto del sentiment è chiaro che è positivo, non, insomma, partendo poi da un livello così basso, diciamo che l'essere positivo, il sentiment, non è così, una cosa del quale bisogna gioire oltre ogni limite, però è un segnale che si sta andando verso un miglioramento, questo sì. Ora, Certo. i nodi però restano, alcuni nodi al pettine arriveranno quando si dovrà prima o poi, per esempio, togliere il divieto di licenziamento, quindi avremo ancora degli aspetti, insomma, da quello che hai detto tu, cioè questo decreto sostegni, sosterrà davvero oppure sosterrà in maniera limitata, i nostri operatori, cioè della categoria del commercio, dell'artigianato, soprattutto perché, ripeto, noi siamo un paese che vive su quello, no? Sul Certo, piccolo commercio, il certo. piccolo artigianato, l'industria, ma sempre micro, quindi insomma, guardiamo con positività, ma contemporaneamente dobbiamo anche tener presente che insomma, non saranno tutte rose e fiori quello che ci attende il futuro, insomma. Assolutamente, allora mi serve da gancio per poi il prossimo argomento, però restiamo ancora in tema di superamento della crisi dell'economia italiana con il tema sempre Recovery Fund, di cui abbiamo parlato diffusamente con te, ma insomma sembrano arrivare notizie sulla prima tranche di aiuti che Bruxelles manderà appunto ai paesi, dovrebbe essere luglio. Come la vedi come lo vedi questo connubio di notizie che si vanno a miscelare? C'è cioè la ripartenza, si spera gli aiuti che arriveranno, quindi le imprese che potranno avere un po' più di benzina e poi i fondi appunto europei. Guarda Manuela, sul Recovery Fund e sui fondi europei, io ho già più volte E lo so. ribadito la mia grande perplessità perché la cosa peggiore che può fare uno Stato è indebitarsi in valuta estera. Questa è la cosa peggiore che gli Stati sono falliti solo quando si sono indebitati in valuta estera. Perché? Qua bisognerebbe fare un discorso, cerco di Sì, sintetizzarlo, che certo. mi riporto al famoso fallimento dell'Argentina, no? In quel momento, in quegli anni, non era solo l'Argentina ad avere difficoltà economiche, ma un po' tutti i paesi sudamericani. Io mi ricordo in particolare che per questioni professionali mi occupavo anche di quello, in particolare il Messico. Quindi c'erano il Messico e l'Argentina che davano come tasse di interesse intorno all'8-9%, okay? Mentre in Italia i tassi in quel momento erano in caduta libera perché si andava, anche se non era ancora iniziato naturalmente l'euro, però
diciamo, il percorso era già così tracciato, per cui i nostri tassi erano in caduta libera. Quindi in caduta libera rispetto ai tassi precedenti, oggi sarebbero dei tassi elevatissimi, ma insomma stiamo parlando intorno al 4% che rendevano i titoli dello Stato italiano, quando quelli argentini e quelli messicani rendevano l'8-9%. Per cui gli italiani, che erano abituati a guadagnare l'8-9%, quando si sono trovati a guadagnare il 4%, pensavano di guadagnare pochissimo e quindi cercavano di trovare investimenti alternativi per appunto poter guadagnare di più. Tra gli investimenti alternativi, appunto, l'Argentina e il Messico davano intorno a quell'8-9%. Il problema qual è stato? È stato che l'Argentina, non riuscendo più a trovare investitori, ha emesso debito pubblico in una valuta straniera, cioè in dollari. Sì. E a quel punto è il momento nel quale uno Stato fallisce, perché per restituire il debito e contratto in dollari deve avere dollari, e per avere dollari deve procurarseli in una qualche maniera, visto che non li stampa. Il Messico invece non aveva emesso titoli in valuta straniera, quindi ha rimborsato i suoi titoli nella valuta locale. Questo non vuol dire che l'investitore che ha investito in Argentina sia andato peggio di quello che ha investito in Messico, perché bisogna poi vedere il tasso di svalutazione sia della moneta argentina che di quella messicana. Ma okay, ha fatto stabilire, diciamo, che noi tutti diciamo che l'Argentina è fallita, mentre il Messico non è fallito, proprio perché comunque ha rimborsato il proprio debito. L'Italia ha un debito pubblico enorme. Ma è in aumento, peraltro, ha raggiunto nuovi record, assolutamente. Perfetto, oltretutto in aumento. Ma finché resta un debito pubblico italiano, sarà sempre l'Italia che emetterà la valuta per ripagarlo. Anche se noi dovessimo uscire dall'euro e tornare alla lira, ripagheremo il debito con le nostre lire. Se invece abbiamo un debito in valuta estera, perché quel debito, appunto, è stato contratto con gli esteri, non è debito pubblico italiano, ma è sul groppone, diciamo, dello Stato, è debito pubblico ma in valuta estera di fatto, perché appunto segue la legislazione lussemburghese e non la nostra legislazione. Noi quel debito lo dovremmo ripagare in euro, se noi usciamo dall'euro e rimarrà l'euro, e questo sarà un grande punto di domanda, qualora dovesse saltare tutto l'impianto euro, bisogna capire in che valuta dovremmo rimborsare quel prestito. Certamente. Contratto in ora c'è chi dice che lo dovremmo pagare in valuta lussemburghese, perché è appunto segue la legislazione lussemburghese il recovery fund, così come era il MES. Di fatto, così concludo, no, di fatto il recovery fund non è altro che il MES moltiplicato per 7. Il MES era 30 miliardi, il recovery fund è 200 miliardi. È la stessa cosa moltiplicata per 7. Quindi certo, sei stato chiaro. Peraltro l'hai detto tu, insomma, abbiamo avuto modo di parlare delle tue perplessità proprio in termini di prestito che arriva, e vale la pena a rimarcarlo. C'è chi dice però, Giancarlo, che in questo momento è un po' la manna dal cielo, perché... E qui magari, come dire, proviamo a... lo so che poi le cose sono assolutamente da considerare insieme, più mentalmente, sai, no, l'Italia spesso è lenta negli investimenti, quelli strategici che possono attirare chiaramente anche investitori esteri, no? Che soprattutto in momenti difficili per l'economia sono fondamentali, e quindi molti lo considerano proprio come una spinta propulsiva a investire laddove magari l'Italia arriverebbe tra anni, cioè, capisci quello che voglio dire, no? Poi è chiaro che sono soldi non nostri e quindi dovranno essere restituiti, su quello non ci piove. Sì, però anche su quello, Manuela, anche su quello ho perplessità, perché dove vanno investiti quei soldi ce lo dice l'Europa, e andando a vedere i capitoli, io
Cioè, troverei mille cose più importanti che non investire nelle questioni gender o di genere, piuttosto che, ma anche nella digitalizzazione, nell'economia verde. Io avrei ben altre cose per cui dovremmo investire. Io, al limite sulla digitalizzazione ancora, ma sulla questione dell'economia verde ho paura che verranno sperperati quei soldi lì in una maniera che non mi immagino, Ok, insomma. ok. Sì, che quindi facciamo ancora peggio. Non solo dobbiamo restituire i soldi, ma non riusciamo neanche, evidentemente, magari non riusciremo a fare nemmeno gli interventi necessari proprio per il nostro paese. Allora, a questo proposito, guarda, Assis, che sembra portarci a fare un volo pindarico, ma in realtà no, perché volevo parlare con te e non posso non farlo di quello che è accaduto in Scozia e di quello che potrebbe succedere, visto che abbiamo parlato fino adesso di dipendenza in senso anche positivo, no? Dell'Italia dall'Europa, proprio per i temi che abbiamo affrontato. Allora, diciamo che nella notte tra sabato e domenica abbiamo seguito tutto di quello che è successo in Scozia, scrutinio delle elezioni locali, insomma, bisognava rinnovare il Parlamento regionale scozzese e il risultato è quello che più o meno un po' forse si attendeva. Non so Giancarlo se tu la vedi così, insomma, il partito della prima ministra ha ottenuto quasi la metà dei seggi e parliamo del partito indipendentista che adesso potrebbe chiedere un referendum proprio per avviarsi all'indipendenza. Allora, lascio a te spiegarci se ti attendevi il risultato, cosa può significare e soprattutto quali potrebbero essere le prospettive future. Allora, il risultato è proprio quello che mi attendevo, però Manuela, lasciami dire una cosa importantissima. Cioè, facciamo tornare in vita una persona, insomma, di all'incirca 150-170 anni fa, insomma, nel periodo in cui l'impero inglese era ai suoi massimi livelli. Cioè, noi, l'Inghilterra, poi chiamiamola Gran Bretagna, ma l'Inghilterra dominava il mondo, era una specie di impero romano, insomma, un qualche cosa che forse davvero non si vedeva più dai tempi dell'impero romano, cioè aveva colonie in tutto il mondo, Sì, okay? Ed sì. era la potenza, non, era la grande potenza mondiale. Sappiamo poi com'è andato, ha perso praticamente gran parte di questo, chiamiamolo impero esterno, no? Cioè, anche se con la questione del Commonwealth è riuscita, insomma, a tenere rapporti con gli ex, appunto, coloni, non so come chiamarli. Comunque, questo era l'Inghilterra di più di un secolo fa. Poi di questo grande impero che cosa è rimasto di fatto? È rimasto l'impero interno, cioè United Kingdom, insomma, il Regno Unito, ossia Inghilterra, Scozia, Galles, che assieme fanno la Gran Bretagna, e un pezzettino di Irlanda, l'Irlanda del Nord, qualche contea dell'Irlanda, appunto, l'Irlanda del Nord, e così il Regno Unito. Ora, noi, sì, anche se tu naturalmente sei giovanissima, io molto di meno, ma noi siamo nati tutti pensando a questa Gran Bretagna o questo Regno Unito come qualcosa di granitico, insomma, che non si potesse più Vero, verissimo. distruggere, insomma, o comunque. Ed invece adesso siamo ad un punto in cui c'è la possibilità, ok, c'è stata anche, se non mi sbaglio, nel 2014, se non ricordo male, ma in cui c'è stato già il referendum e gli scozzesi, seppur di poco, avevano poi deciso di rimanere all'interno del Regno Unito. Ora viene richiesto un nuovo referendum perché si dice che la situazione è cambiata, cioè quando si era fatto il referendum precedente, la Gran Bretagna, insomma, il Regno Unito era all'interno dell'Unione Europea, adesso è al di fuori dell'Unione Europea. Quindi gli indipendentisti scozzesi dicono che la situazione è cambiata,
rifacciamo il referendum per vedere se rimanere oppure uscire dal Regno Unito. Quindi questo ovviamente, se si facesse un referendum in Scozia davvero, cosa che ovviamente gli inglesi non vogliono, ma comunque, corona non vuole, è probabile, sarebbe probabile che davvero questa volta gli indipendentisti scozzesi vincessero. E se gli indipendentisti scozzesi vincessero, che cosa succede? Succede che si smembra anche questo piccolo impero, ma a questo punto qua, e il Galles cosa fa? L'Irlanda del Nord cosa fa? Insomma, quella zona che noi pensavamo granitica si può proprio sfasciare in pochissimo tempo. Quindi veramente adesso la Gran Bretagna, insomma il Regno Unito è sull'orlo di un baratro. Poi certo, peraltro, appunto, la richiesta di un secondo referendum, quindi aspetta, domanda molto generica, l'ho compreso dal tuo discorso ma te la faccio, ma secondo te quindi è più vicino decisamente il secondo referendum dopo questo voto? Allora, teoricamente Boris Johnson dice che la situazione è stata chiusa nel 2014 quando fatto il referendum, fine, no? Perché in effetti dal suo punto di vista, altrimenti ogni anno siamo si qua fa a fare un referendum. Certamente, quindi dice non è che possiamo, vabbè, hanno scelto così e quindi va bene così. E la cosa è finita. Contemporaneamente però anche gli indipendentisti scozzesi hanno una loro parte di ragione quando dicono: aspetta, sono cambiate le situazioni in questo momento, per cui il 4-5 anni fa, no, 7 anni fa, quando è stato, si è avuto un certo risultato. Ed effettivamente, se le situazioni cambiano, un nuovo referendum non sarebbe una cosa del tutto astrusa. Cioè, si è avuto un certo esito di referendum perché c'era una certa situazione. Gli scozzesi in pratica dicono: noi siamo per entrare o rimanere, eravamo per rimanere nell'Unione Europea. Nel 2014, quando abbiamo fatto il referendum, abbiamo votato così perché la Gran Bretagna e il Regno Unito era all'interno dell'Unione Europea. Benissimo. Oggi invece c'è stata la Brexit, si è usciti dall'Unione Europea, la situazione quindi politicamente è completamente cambiata, andiamo a sentire ancora gli scozzesi cosa ne pensano, cioè vogliono rimanere all'interno del Regno Unito e quindi fuori dall'Unione Europea, o vogliono uscire dal Regno Unito e lì dicono già chiaramente che loro sono per aderire all'Unione Europea. Quindi insomma, le ragioni sono un po' da una parte e un po' assolutamente dall'altra. Peraltro tu hai citato Boris Johnson, ovviamente, perché per avviare, diciamo, l'iter di nuovo referendum, questo iter, cioè, diciamo, il referendum dovrebbe essere concordato con il Parlamento britannico, quindi comunque insomma non sarebbe un ostacolo facile da superare. In più leggo anche, Giancarlo, che il secondo ostacolo potrebbero essere proprio gli elettori, perché anche se adesso si sta chiedendo un ritorno al referendum per una sorta di rivincita, no, del 2014, quando invece non era passato, pare che, stando ai sondaggi, se si votasse oggi gli unionisti vincerebbero ancora, però di un soffio, perché siamo, pensa un po', da 47% a 46%. Ora, oggi, questo, poi bisogna vedere, diciamo, se la situazione in qualche modo può evolversi proprio dopo questo voto, e quindi, non so, magari tra un mese i sondaggi danno una predominanza di chi vorrebbe uscire, però ad oggi vincerebbero ancora gli unionisti, stando ai sondaggi, quindi diciamo che sarebbe è anche un rischio politico non indifferente quello di chiedere e di ottenere un altro referendum, indipendentemente dagli ostacoli che ci sono. Manuela, però qua da vecchio statistico mi devi permettere, che chiaramente la mia laurea in scienze statistiche mi obbliga, i sondaggi diciamo, non contano niente?
No, 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 che qualsiasi sondaggio e qualsiasi stima statistica ha un margine di errore, Sì, per beh, come forza, no, certamente. altrimenti no, non Certo. esisterebbe la statistica, no? Se potessimo Certo. calcolare sempre con precisione, perché andarle a stimare, no? Invece se Certamente. andiamo a stimare qualche cosa, otteniamo un risultato che ha un margine di errore. Quindi quando il risultato è così vicino, è chiaro che il margine di errore potrebbe... Noi persone, voglio dire, normali, eccetera, tendiamo invece sempre, perché il nostro cervello fa così, ci mancherebbe altro, è una cosa che ci aiuta in molti campi, però in altri campi un po' di meno, a dividere le cose, cioè dice 90-10, ok, 90-10, dice 51-49, ok, 51-49, no. 90-10 vuol dire che se anche io ho un margine di errore, però comunque la questione è chiara. 51-10, se io ho un margine di errore, può essere 51-49, scusate, se io ho un margine di errore Certo. potrebbe capovolgersi in 49 a 51, cioè chi adesso è a 51 potrebbe andare a 49, chi è a 49, e questo cambierebbe tutto. Mentre se io faccio 90-10, potrebbero anche non essere 90-10, ma 89 a 9 o 90, insomma, avete capito, insomma, Sì, anche il chiarissimo, margine di chiarissimo. errore non cambia la sostanza. Quando invece i numeri sono così vicini, quel margine di errore lì può cambiare tutto. Quindi io, appunto, quando ci sono quelle statistiche per cui il risultato è veramente in bilico, appunto, dipende, il margine di errore è Ma no, fondamentale, certamente quindi poi 46-47, insomma, è veramente esatto. quasi impossibile non stabilire poi chi potrebbe. Addirittura a volte si ribaltano i risultati con delle Esatto. percentuali totalmente distanti, no? L'una dall'altra, figuriamoci così vicino. Va bene, Giancarlo, vuoi aggiungere qualcosa prima che io ti saluti? Bisogna attendere, insomma, non è troppo presto Sì. per tirare le fila di quello che potrebbe succedere in Scozia. Sì, adesso voglio concludere con una cosa, non è un catastrofismo, ma voglio dire, è chiaro che questo aspetto che a noi adesso abbiamo trattato come un problema della Scozia con l'Inghilterra, del Gran Bretagna, del Regno Unito, sì, però attenzione, perché se scoppia quella mina lì, e poi al solito bisogna vedere l'effetto domino, perché a quel punto lì i catalani in Spagna o anche appunto altre, sempre il Belgio, che noi è un piccolo stato, lo dimentichiamo, ma dobbiamo riconoscere che quello stato lì è nettamente diviso, insomma, tra fiamminghi e valloni. Quindi ci sarebbero in Europa tante quelle rivendicazioni indipendentiste, cioè se la Scozia avesse davvero la forza per riuscire a imporre un nuovo referendum e a vincerlo, è chiaro che farebbe innescare in Europa qualche cosa di veramente Esatto. inimmaginabile. Quindi al di là di quello che potrebbe succedere a livello politico in Scozia, chiaramente sarebbero importanti le ripercussioni che ci sarebbero in Europa stessa. Precisamente, Esattamente. Va bene, beh, ci precisamente. torneremo, vero Giancarlo? Poi, beh, sul tuo canale Finanza in Chiaro immagino che ne parlerai a lungo, insomma, quindi ti seguiamo anche lì come sempre, invito i nostri telespettatori a seguirti lì. Grazie Giancarlo Marcotti e ci risentiamo la settimana prossima sulle Fonti TV. Grazie a te, Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie a Giancarlo Marcotti. Vi ricordo sempre che questi e altri contributi potrete trovarli on demand sul nostro sito lefonti.tv e anche sul nostro canale YouTube. E adesso continuiamo con la diretta perché dopo la pubblicità mi raggiungerà in studio Valentina Buzzi della redazione di Le Fonti TV perché arriverà il nostro appuntamento settimanale con il TG Sport and Business.